E le coordinate portano proprio qua a destra, dietro questa fabbrica. Probabilmente si nasconde Ninna e Matti. Ok, Joe, ci sono dei camion strani, senza ruota. Una casa strana con una palma. Oddio, ma che posto è? Raga, siamo sul posto, esattamente sulle coordinate. Questa è la fabbrica, sì. E questa qua di fronte, guarda, è tutto chiuso. Dentro qui probabilmente ci sono Ninna e Matti. Dobbiamo stare molto attenti perché qualcosa mi dice che qui ci sono altri hacker. Joe, sembra tutto così troppo movimentato da queste parti. Ci sono un sacco di camion. E Ninna e Matti forse potrebbero essere nascosti in uno di quei container che sono in questi camion. Infatti prima avevano detto un camion bianco. Potrebbe essere questo qua davanti. È vero, è l'unico camion bianco che c'è. Joe! Che c'è? Il coniglio! Dove? Oh my goodness! Sì, ma è lui! È il coniglio! Ehi, coniglio, coniglio! Sì! Joe! Ma che succede? Che cosa? Ma io non ho mai visto un coniglio così, Joe! Forse è meglio che andiamo a dirgli subito dove hanno nascosto Ninna e Matti, dai! Ehi, coniglio! Coniglio! Non c'è più, sì, dove è andato? Sì, sarà entrato dentro. Ma come dentro? Non abbiamo la carta per entrare noi. Raga, l'avete visto? Mettete nei commenti. Lo avete visto? È un hacker, secondo me. Un hacker coniglio. Con la testa da conigliera impressionante. È entrato dentro la fabbrica. Il tempo di girarmi non c'era più. Secondo me è saltato dentro. Oppure ci ha riconosciuti e si è nascosto. Secondo me è sceso da quel camion bianco e stava andando là dentro. Qui tengono nascosti Ninna e Matti. Ma ora sai che facciamo? Che sì. Cosa, tu? Prendiamo il drone e sorvoliamo tutte le fabbriche per cercare di capire che cosa sta succedendo. Raga, siamo nella zona precisa, proprio dove ci sono le fabbriche. Guarda, da questa parte ci sono tutte le fabbriche e i camion che abbiamo visto prima. Sì, Joe. Quindi dobbiamo assolutamente fare una cosa intelligente, Sil. Facciamo volare il drone che hai dentro lo zaino. Quindi piazziamo il drone da questa parte, sorvoleremo tutta questa zona delle fabbriche per capire dove sono nascosti Ninna e Matti. Sì, Joe, il coniglio era proprio là, quindi se noi mettiamo il drone qua, riusciamo a intercettarlo il prima possibile, ok? Quindi dovrebbe essere andato da quella direzione, assolutamente. Oppure si potrebbe essere anche dietro le tue spalle, guarda. È molto pericolosa questa zona. Stai dicendo? È vero, lui potrebbe saltare proprio come un coniglio e ha le orecchie che sentono veramente ovunque. Ok, accendiamo il drone e facciamolo volare. Raga, drone in volo. Stiamo sorvolando le campagne di questa zona spettacolare. È impossibile beccare quella testa di coniglio. Raga, dobbiamo cercare di capire dove si trova. Ecco, l'abbiamo visto sopra quelle fabbriche, proprio in quel punto, ragazzi. Vi ricordo sempre di guardare attentamente sotto perché, raga, noi non riusciamo a vedere granché da questo monitor perché... Gio, ma ti ricordi una cosa? Qui era stato beccato anche SpongeBob che aveva litigato con Super Mario. Troppa gente, anzi, troppi mostri abbiamo perché beccato in questa zona. Perché proprio in questa zona, quindi sicuramente becchiamo. Perché è una zona infestata da mostri, è normalissimo. Comunque ragazzi, sopra queste fabbriche è successo sempre di tutto e questa tra l'altro, sì, non so se ti ricordi, è la zona vicina alla casa abbandonata dove abitava Jason Rudney. Te lo ricordi? Ma ormai l'ha abbandonata anche lui, è talmente brutta. Sì. Quella casa è talmente brutta, talmente infestata che l'hanno abbandonata anche i mostri. Attento, perché non ti stai accorgendo, stai continuando a girare a sinistra. No, intanto il voltrone stava andando verso la zona delle fabbriche. Ecco, questo è il punto esatto, ragazzi. Proprio in questo punto abbiamo beccato praticamente il nostro hacker coniglio, non so come si chiama. Che comunque noi abbiamo parcheggiato proprio là e di fronte ai nostri occhi c'era lui. Allora raga, io qua non riesco a vedere un bel niente. Guardate, c'è l'ombra, Sil, vedo delle finestre, finestre, ma non vedo niente. Qua dentro, secondo i miei calcoli e secondo anche i calcoli del coniglio, dovrebbe esserci Ninna e Matti nascosti qua dentro. Ok, raga. Ma è grande comunque, non è così piccolo. Mi sono stancato. Sono 5 giorni che cerchiamo Ninna e Matti e non l'abbiamo ancora trovati. Oggi è il giorno che dobbiamo liberarli. La ricerca effettivamente è molto impossibile. Poi il coniglio, cioè, ci vuole proprio mettere in prova. Cioè, ci vuole fare cercare Ninna e Matti in un posto veramente strano. Sì. E poi ci sono anche gli operai. Sì, infatti c'è gente. Vedo che c'è gente che lavora. Secondo me, non so se Ninna e Matti sono qua dentro. Però io voglio cercare di fidarmi. Non essere triste, Gio, perché li troveremo. Sono triste perché io voglio bene a Ninna e Matti. Non è giusto che loro rimangano bloccati dentro questo posto bruttissimo da un hacker molto strano. Che poi, Sil, se tu ti trovi davanti questo hacker con la testa di coniglio, non è, secondo me, proprio il massimo della vita. Cioè, nel senso, io mi spaventerei un po'. Sì, in effetti ci potrebbe essere anche di peggio, preparati. Gio. Sì, secondo me lui è più inquietante di un alieno. Sì, è più inquietante. No, il coniglio è un coniglio alla fine. Se noi possiamo anche attirarlo con un cibo da coniglio, come abbiamo fatto con... Qua continuiamo a girare, ma non troviamo un bel niente. Guarda, dove può essere nascosta allora, Ninna e Matti in un posto così grande? Io ho un consiglio da dare al drone. Drone, se ci senti, vuoi intercettare la testa bianca con le orecchie strane? Anche il drone si è stancato, me lo sta dicendo, anche il drone si è stufato di cercare cose inutili. Ninna e Matti, secondo me, non sono qui. Sai che ti dico? Mi allontano da questa fabbrica, guarda, vado verso la casetta abbandonata di Jason Rudine, perché magari può essere che
gli hacker vanno in quei posti strani. Ricordati, magari hanno lasciato l'inematti là dentro e l'hacker magari abita da quelle parti. Ma è molto pericoloso là, perché ci sono anche le pulci. Sì, guarda, ci sono. Pensavo fossero degli hacker, invece sono delle persone che stanno lavorando. Guarda, li vedi? Ecco, e infatti lui... Però quello è un furgone bianco, sì. Dove? Quello, guarda. Potrebbe essere il furgone bianco che ha catturato l'inematti. Ma è aperto? Sì, è aperto, però non c'entra niente, secondo me. Secondo me non c'entra niente, sì. L'è già stato svuotato? Sì, sì, secondo me non è quello il furgone, sì, perché se fosse stato quello di Ninematti non l'avrebbero mai lasciato lì così. Ma se fosse già stato svuotato? Cioè, aspetta. Se loro sono dentro un capannone, nell'angolo del capannone, guarda, che stanno gridando. Guarda, questa è la strada che ti porta verso la casa abbandonata. Andiamo a vedere lì, tanto ormai sopra queste fabbriche non riusciamo a capirci un bel niente, vero, raga? Ci deve andare il drone, no? Abbiamo, guarda. Sì, guarda, c'è uno stormo di uccelli. Si sta avvicinando al drone. Oddio! No! Aspetta! Si sono avvicinati al drone, stavano per abbattermelo! E se fossero... Eccolo! Sì! Degli uccelli finti! L'ho trovato! L'ho trovato, raga, te l'avevo detto che era vicino alla casa abbandonata, ragazzi, è lui! Guardatelo! Ma come? È l'hacker coniglio, è lui! Che sta facendo? Dove sono gli inematti? Non lo so, questa è la casa abbandonata, è il giardino della casa abbandonata! Cosa viene a fare qua, la pipì? Non lo so! No, sta nascondendo qualcosa, guarda! Raga, è lui! Non si sta vede nascondendo cosa qualcosa. Sta facendo, Joe? Non lo so, non si capisce bene. Non lo so, si sta facendo delle cose molto strane. In effetti, già lui è strano. Strano, e quindi fa cose strane. Si è abbassato, guarda. Forse c'è la tana, Joe. Non lo so, aspetta, mi avvicino. Cerchiamo di capire, raga, cercate di capire anche voi che cosa sta facendo quest'hacker. Secondo me, si abbassa per fare. Sta scavando delle buche. La pipì. Ma no, il pipì non può essere la pipì perché. Perché? I conigli fanno la pipì seduti? Sì, con le zampe alzate. Non c'entra niente, è un uomo questo qui, è un essere umano. Come un hacker travestito. È un maschio. Joe, non lo sappiamo se è una maschio, o una femmina. Sì, vabbè, non sai neanche più parlare. Sì, ci ha lanciato qualcosa. Come ci ha lanciato qualcosa? Sta lanciando. Ma sta lanciando delle cose, sì. Ha visto il drone, adesso ce l'ha con noi, raga. Ma come? Lo sapevo. Aspetta, aspetta, raga. Si è abbassato e. Guarda, ha una vaschetta in mano. Forse le nematti sono dentro quella vaschetta. Sì. Guarda, no, non dire stupidaggini, guarda, ci ma lancia... Ma io non dico stupidaggini! Sono delle uova! Perché ci lancia le... Ma sono uova... Non lo so, guarda, sono dentro, ci sono delle uova e lui ce le sta lanciando, guarda! Oddio, ma rischia di... Aspetta! Rischia di spaccarci il drone! Ho capito! No, lui no, non no, vuole no. Che troviamo le sue uova, perché vabbè, nelle uova così. C'è qualcosa che c'è dentro niente, matti! Ma che stai dicendo? Facciamo non così! Lo so. Raga, richiamiamo il drone, andiamo a vedere da vicino che cosa sta succedendo. Tanto ho capito dov'è il posto, è qua, dove c'è la casa abbandonata di Ronnie, di Jason Rudney. Quindi andiamo a vedere da vicino non per quest'uomo strano. Ciò. No, raga, ma che. Guardatelo, è molto strano, raga. Alla cravatta. Oh, sta venendo a prendere il drone! No, drone indietro, raga, andiamo a vederlo da vicino. Indietro! Joe, secondo me è da quella parte, l'abbiamo visto di là, il drone è andato di là. Esattamente, sì, dove si vede la casa abbandonata. Ci siamo quasi arrivati. Sì. Raga, è qua dietro, questa è la casa abbandonata, ve la ricordate? Questa è la casa abbandonata di Jason Rudney. Vi ricordate quei video? Li abbiamo fatti un botto di tempo fa e sono stati bellissimi. E comunque qua dietro si nasconde il coniglio che abbiamo visto prima col drone. È arrivato il momento di andarlo a incontrare. Raga, però, dovete supportarci assolutamente in questo momento. Quindi è arrivato il momento di lasciare il vostro like, condividere questo video e soprattutto iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto, raga, e attivando la campanellina. Voglio arrivare a 100.000 iscritti entro fine anno. Joe, andiamo, sento odore di coniglio e io so che cosa vuol dire essere un coniglio, perché a me piacciono i coniglietti, quindi io diciamo che posso anche attirare l'attenzione. Sì, ma stai calma, stiamo molto attenti, non è un coniglietto, è un coniglione, ok? Sì, dovrebbe avere una testa con delle orecchie tipo così. Eccolo, sì, guardalo, è lui! No, siamo vicinissimi! Hai in mano quella cosa strana con dentro delle uova. Chi sei? Perché hai quella testa da coniglio? Sei impressionante! Io sono il coniglio hacker, non sono cattivo, ma sono il capo del regno animale degli hacker. Ma ora basta, coniglio hacker o coniglio strano? Dove sono Nina e Matti? E soprattutto perché le hai rapiti? Io ho fatto rapire Nina e Matti, perché sono i miei youtuber preferiti e ho fatto fare 50.000 uova di Nina e Matti e quindi li ho rapiti per fare bella figura. Va bene, coniglio hacker, ma penso che ormai sia arrivato il momento di liberarli, Ninna e Matti. È passato troppo tempo e noi siamo in missione per liberarli. Tutti i nostri fan vogliono che noi li liberiamo, quindi è arrivato il momento che tu li lasci andare, ok? Certo che sì, posso farlo, a patto che voi due troviate le 6 uova che ho nascosto nel raggio di questa zona. Se le troverete tutte e 6, Ninna e Matti
saranno liberati. Garantito. Parola di coniglio hacker. Sì, ma quanto tempo abbiamo per trovare queste uova? Avrete 10 minuti per trovare le uova e la caccia inizia adesso. E se troverete tutte le uova, non solo libererò gli innematti, ma io diventerò vostro amico. Buona fortuna. Raga, questo hacker è veramente molto strano. Ci ha messo alla prova. Quindi dovremo fare una caccia alle uova in questo momento. Quindi, se riusciamo a trovare Seal 6 uova, noi probabilmente in questo video avremo realizzato il sogno di tutti noi, cioè quello di liberare Ninna e Matti. Già sono troppo emozionata, perché scoprire la vera caccia del coniglio che ci vuole far trovare queste uova potrebbe essere divertente, ma anche pericoloso, perché noi siamo in una zona pericolosa anche. Forse non hai visto una cosa, Joe? Vieni a vedere. Cosa devo vedere, Sil? Che cosa devo vedere? Ormai ho visto fin troppe cose molto strane, quindi non mi preoccupa più niente. Vieni, avanti. Vieni avanti, guarda. Andando piano piano e seguendo anche le orme di alcuni animali, tra cani, gatti, galli, perché ne ho visto galli. Uno. Sì, è uno strano con una cresta blu e rossa, ma lasciamo perdere. Guarda che cosa c'è lì. Pericolo. È tutto normale per noi. Lo dici così? Pericolo? Per noi Ninja Jazz Combat il pericolo è una cosa normale, Sil. Sì, ma qua c'è attenzione, c'è il punto esclamativo e c'è anche una rete. Forse là dietro c'è un animale pericoloso. Forse non ti sei accorto, potrebbe esserci anche una trappola. Raga, quando trovate il cartello pericolo, la prima cosa da fare è quella di allontanarsi, ok? Sì, fate magari almeno anche 10 passi indietro, sì, anche velocemente, perché è sempre pericoloso andare. Che c'è, Joe? No. Seal. No, dai, cos'è? Ma guarda. Cosa? Ma guarda che cosa strana, c'è un cartello. Sì, c'è un cartello, lo vedo anch'io. Sì, 10. Ma guarda cosa c'è dietro a questo cartello, vieni a vedere. C'è un vigile. No, guarda, dammi la telecamera. C'è un uovo, il primo uovo. Oh, oh, oh. Guardalo. Seal. Ma il primo uovo, l'ho trovato per sbaglio. Ma lo sai che è in altissimo, guarda, non ci arrivo neanche. Infatti l'ho trovato io perché sono più alto di te. Aspetta, allora vuol dire che il coniglio è veramente alto. Oh, no. Potrebbe anche essere una truffa. Lui salta, vero? E quindi ha saltato su questo. È andato proprio sopra così come un coniglio di quelli selvatici e ha lasciato l'uovo come una gallina. Ma in realtà non è una gallina. Dammi quest'uovo, dammi, dove vai? Dove vai? Dammi l'uovo. Guardate, raga, su quest'uovo c'è scritto 1. E poi ci sono degli occhietti di colore molto, molto strano. Siccome Joe è daltonico, aiutatemi a dire che colore è questo. Sì, perché infatti io non lo vedo bene. Però so solo una cosa, che quest'uovo probabilmente è di colore verde. Non ci siamo, Joe. Secondo me non è verde, però ragazzi, vediamo che cosa c'è dentro. Sì, infatti, aprilo. C'è un fogliettino. Ok, immaginavo. Guarda, cos'è? Degli occhietti. Aspetta. Oddio, ma sono inquietanti, guarda. Aspetta, guardali. Non toccarli troppo. Leggi prima il messaggio, Joe. Ok, leggiamo il messaggio. Vai nella direzione degli occhi. Quali, tuoi? Io? No, degli occhi di questo coso, ma guarda. Come? Questi occhietti strani stanno guardando verso di là. Ok. Quindi dobbiamo andare di là. Eh sì, per forza, Joe. È molto pericoloso. È il posto dove siamo appena scappati. Il pericolo ci aspetta, ragazzi. Andiamo da quella parte per trovare il secondo uovo. Joe, che cosa? Gli occhi dicevano proprio lì. Vuol dire che questi due occhi stavano vedendo il cartello di pericolo e quindi ne hanno clonato un altro. Cioè vuol dire che hanno fatto come tipo Google Map quando devi cercare una cosa. Questi occhi hanno rilevato il cartello e qua non si può passare. E siamo che sempre cosa, nel Joe? Pericolo, siamo sempre nel pericolo. Mi ricordo pericolo. Come quando siamo andati in quella fabbrica dove Ninna e Matti erano stati visti, che erano entrati, ma non si può entrare. Quindi dobbiamo cercare più avanti. Sì, dobbiamo cercare più avanti, anche perché qua c'è scritto vietato l'ingresso a tutte le persone non autorizzate, quindi qua non possiamo stare. Tu non lo sei. Appunto, non siamo autorizzati, quindi dobbiamo proseguire avanti. Secondo me avanti troviamo qualcosa. Sì, dai. E se non siamo autorizzati, non si può entrare, non c'è speranza. Quindi dobbiamo guardarci intorno, cioè ci dovrebbe essere forse una tana provvisoria dove il coniglio ha nascosto provvisoriamente le uova. Quindi aspetta, Joe, guarda anche tu. Cioè, in alto non c'è nulla tranne che un nido di uccelli che potrebbe anche farci qualcosa addosso e non mi piace. Che cosa, Joe? È qua. Eccolo. Lo sapevo. Oh, lo sapevo. Ci sono anche delle uova rotte là. E delle vongole. Le vongole. Ma come le vongole? Oddio. Il coniglio mangia il pesce, non lo so. Comunque, adesso dobbiamo aprire l'uovo. Dobbiamo concentrarci, ok? C'è il simbolo del coniglio, Joe. Forse è pericolo. Forse vuol dire pericolo. È il nipote del coniglio hacker. Sei pronto, Joe? Lo apriamo, eh? No, aspetta. Mi è venuta in mente una cosa. Guarda l'uovo. Che colore è? Che colore è, Joe? Azzurro. Non e è c'è azzurro. Scritto 2. Guarda la mia felpa. Allora è uguale. Rosa. È uguale. È questo fuzia. Potrebbe portarci fortuna. Vediamo voglio, cosa c'è voglio dentro. Voglio sperare che sia fortunato.
Ok. Un altro bigliettino. Forse è un coniglio carica. Con la carica? Non lo so, leggiamo prima il messaggio. Non voglio vedere i risultati se non leggo il messaggio. Ok. Premi 3 volte e segui il suono. Cos'è, un fischietto? Devi premere 3 volte. No, aspetta, guarda! È un omino tipo di Roblox. Dobbiamo schiacciarlo 3 volte e vedere che cosa succede. Ho già capito, in base all'emoticon dobbiamo seguire il suono dell'emoticon da dove arriva. Sì. Sei pronta? Vai. 1. Sì. 2. Sì. Oh, Gio, se piange un'altra volta mi sa che è pericoloso. 3. Hai sentito? Sì, ho sentito gridare da qualche parte. Di là, Gio. La direzione era laggiù. Sì. Dobbiamo andare in mezzo al bosco, mi sa. Aspetta, ma io ho detto che per 3 volte poteva essere pericoloso. E il pericolo c'era il cartello. Ok, prepara qualcosa, Gio, un'arma. Gio, ci stiamo avvicinando a dei boschi. Quando ci sono dei boschi vicino, ci sono anche degli animaletti. E quindi... soprattutto potrebbero esserci anche dei mostri. Mostri? Ma sono dettagli. Io penso che ci siano anche delle pulci. A me non mi piacciono le pulci, perché una volta sono stata appunto a me, la gamba mi è arrivata così, cioè, è diventata gonfissima. Sì, sembravi clown cicciottello. Oddio, Gio, ma cosa dici? Quello è veramente grasso, non si poteva neanche muovere che va a finire dentro un canale, tipo potrebbe andare a finire in questo canale e rotolare per tutta la vita fino in fondo, fino a quando apriranno l'acqua da quel... Da quell'uovo! Sì, un altro uovo! Ma che cosa? Ma che fortuna spacciata che abbiamo! È il terzo uovo! Il clown cicciottello ci ha aiutato a trovare l'uovo arancione, Gio, questo sì, ma scendi da lì che è molto pericoloso! Dammi la mano! Potresti cadere! Ok, ci siamo, Gio, dobbiamo aprire quest'uovo, però fallo tu! Ok, quest'uovo numero 3 di colore arancione? Bravo, Gio! Sono stato bravo stavolta! Con gli occhietti dorati! Ok, va bene! E dentro c'è... Oh my goodness! Una macchinina! Però guardiamo cosa c'è scritto nel foglietto. Sì, infatti, vai. Vai dove si ferma la macchina. Vuol dire che dobbiamo far funzionare la macchina, sì. Penso che sia una di quelle macchinine a molla, vediamo. Sì. A carica, Gio. A molla, a carica, quindi, è la stessa cosa. Ai miei tempi si diceva a molla e va benissimo. Ma mica c'hai 100 anni. Fa niente, quasi. Non è vero. La metà. Comunque, raga, adesso facciamo andare questa macchinina e dove si ferma questa macchinina dovremmo trovare il prossimo uovo. Ok. Okay. Sì, sei pronta? Sì. La facciamo andare. Cerchiamo una strada giusta. Questa è una strada bellissima, è la superstrada. Sei sicuro? Sì, 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 è una superstrada. Aspetta, Gio, però se tu metti la macchinina qua, sì, guarda che cosa indietro. Potrebbe succedere, che potrebbe andare a finire là guarda, dentro. Sei pronta? Attento, ok? 3, 2, 1. Wow! Sì, guarda, è arrivato su quest'altro uovo. Ma come? Ma quanta strada ha fatto? È incredibile. Ecco, il quarto uovo. Abbiamo dovuto seguire la macchinina per almeno 3 metri. E poi l'uovo l'ha trovato la macchinina alla fine, meno male. Ci ha aiutato nella ricerca. Che colore è quest'uovo? Gio, dai, indovina. Verde. Oh, ci siamo. Comunque stavi sbagliando prima, anzi, hai sbagliato. Il colore degli occhi di quello vera. Viola, comunque, vabbè. Vabbè, sono dettagli. Lancia lo yo-yo. C'è uno yo-yo. È un botto di tempo che non vedevo uno yo-yo. Ho capito, sì, bisogna lanciarlo il più lontano possibile. Ok, dove però... atterrerà troveremo l'uovo. Sì, però Gio, noi dobbiamo prima tirarlo giù e poi fargli fare dei giri. Oh. Quindi 1, 2, 3. Mi viene da vomitare. E poi lanciarlo. Aspetta, lanciarlo, lo voglio lanciare io. Davvero? Sì, 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 voglio Vabbè. Lanciarlo io. Tieni. Siamo pronti per il lancio, ragazzi. Vai, lo Gio, mandiamo attento. Verso lo spazio e oltre. Oddio, lo pericoloso. Verso la luna. 3. Senti che rumore. Wow. 3, 2, 1. Vai. No, no, Gio. Arrivato laggiù. No. Voglio andare a vedere. Aspetta, aspetta qua. Secondo voi, che colore sarà l'uovo che stiamo per trovare? Dove è atterrato lo yo-yo, Sil? Per me dovrebbe essere blu. Blu? Blu. Seguimi. Andiamo a vedere da vicino. Ok, vediamo, Gio. In questo posto. Io ho paura che è caduto dentro la... Guarda. Lo yo-yo è atterrato qui. Guarda, lo yo-yo sta sorridendo ed è atterrato qui, proprio dove c'è un altro uovo, il numero 5. Gio, ma stavolta l'uovo è colore arancione come lo yo-yo. Vuol dire che siamo fortunati, dai. No, secondo me sono diversi di colore. No. Secondo me a me questo sembra arancione e questo mi sembra giallo. No, Gio. Raga, mettete nei commenti, Gio è daltonico, lo so, ma aiutatemi. Raga, comunque volevo dirvi una cosa, vi voglio troppo bene ed è arrivato un momento importante per me. Dobbiamo arrivare a 100.000 iscritti. Fate in questo momento la vostra iscrizione attivando la campanellina per non perdervi i prossimi video e soprattutto per guardarvi quelli vecchi, perché ora stiamo per aprire. Vai, Gio, ora riaprirlo, basta. Vediamo. Oh, che cos'è? My goodness. Guardiamo prima il fogliettino. Sì, dai, apri il foglio. Raga, c'è scritto fischia forte, attirerai i conigli del regno, seguili. Cioè, aspetta, Gio. Questo è un fischietto. Eh sì, è un fischietto a forma di freccia. Quindi se io fischio forte, in base al fischio attiveremo i conigli della foresta, forse di questa foresta, e troveremo sicuramente l'ultimo uovo. Sì, perché il prossimo è il sesto. Vai, e fischia, abbiamo finito. Gio, fischia. Forse libereremo Nin e Matti, manca veramente pochissimo. Fischio, 3, 2, 1.
Non fischia, sì. Ma Joe, non provaci, sei capace. Tu. Ho sbagliato qualcosa, provaci tu. Ok, Joe, fischio io. Innanzitutto devi metterlo versione sopra, vedi? Qua ci sono degli occhietti. Il fischio si usa così, Joe. Forse l'ho usato al contrario, non potrebbe mai funzionare. Fai veloce, richiamiamo questi conigli. Ok, uno, due, tre. Ma nemmeno tu lo sai usare. Aspetta, forse è il contrario. Oh. Ma dai, sì. Non è possibile. Aspetta, aspetta, mi sto concentrando. Aspetta, concentrazione. Ho capito, non troveremo mai il coniglio. Oh. Sì? Aspetta, mi sono anche io spaventata, un attimo. E io, insomma, ho sentito anche dei conigli che passavano proprio sotto questo canale. Guarda, sì, l'ho visto scappare. Aspetta, da quella parte. Joe. Guardalo. È passato di qua, sì, l'hai visto? Sì, sotto la tana. Ecco la tana del coniglio, Joe. C'è una tana del coniglio. No, questo qua deve essere un passaggio che usa il coniglio, quello lì che abbiamo visto noi con la testa bianca, per entrare a nascondere le cose. Quindi lui, siccome ci vuole sfidare, ha nascosto l'uovo qua dentro. E allora vai a vedere. In qualità di Ninja Jazz Combat sei incaricata a scendere sotto questo tunnel e a cercare l'ultimo uovo del coniglio hacker. Bla bla, Joe, quante parole. Dobbiamo muoverci perché potrebbe arrivare un coniglietto selvatico a rubarsi l'uovo. E ciao ciao, ricerca. C'è un piccolo problema. Lo senti? Sì. Si stanno avvicinando un gruppo di conigli. No, pavoni. Sono i pavoni. Muoversi, oh, aiutami. Fai veloce prima che arrivano. Aspetta, i pavoni ad attaccarci. Devo slittare velocemente e andare a vedere. Tieni la telecamera. Oh, tieni la telecamera. Ho visto la coda. Come la coda? C'è una coda di coniglio, guardate. C'è un tunnel strano. È incredibile, Sil. Aspetta, fammi vedere dov'è. Cercalo, Sil, cercalo. Aspetta, qua non c'è. Deve essere qua sotto. Ma c'è una roccia strana. Sil, guardami, guardami. Che c'è, Joe? Deve essere qua sotto, guarda bene. Aspetta. Ci deve essere il coniglio. Ehi, sento un eco, Joe, sento un eco strano. Ma quale eco? Aspetta, aspetta, dietro queste foglie. È vero, eccolo, Sil. È l'uovo. Eccolo, Joe, l'ho trovato. Bellissimo. L'ho trovato. Era mimetizzato, Sil. Aspetta, aiutami a salire. Sì, vieni, vieni, let's go, let's go. È incredibile, Sil, hai trovato l'ultimo uovo e si trovava proprio qua sotto nel tunnel del coniglio. Sil, comunque senti i rumori strani, sono i pavoni giganti che stanno arrivando verso di noi. Dobbiamo fare in fretta ad aprire quest'uovo e scappare da questo posto pericoloso. Io non voglio vedere i pavoni giganti. Apro io? Vai. Ok, 3, 2, 1. Oh, che cos'è? È una coccarda americana, che cos'è? Aspetta, aspetta, Sil, è una medaglia. È la medaglia, Joe, vuol dire che noi abbiamo vinto. È la medaglia della vittoria. È la stella, Joe. Ma aspetta, se c'è una medaglia vuol dire che appunto abbiamo concluso l'operazione. Infatti. Ma in questo foglietto che cosa ci sarà? No, questo voglio che lo apri te, Sil, aprilo te. Aspetta, è strana questa carta. Secondo me è il risultato finale di tutto il nostro lavoro. Sai che cosa vuol dire questo risultato finale di questo lavoro, Joe? Che la nostra ricerca ci ha portato a scoprire che cos'è, Joe? Non è che è una specie di oggetto che ci aiuterà a volare via da questa parte? Aspetta, aspetta, questa carta mi ricorda l'uovo di Pasqua di Ninni e Matti. È vero, Joe, guarda! Ninni e Matti! Che cosa? Grazie, Joe e Sil, siamo liberi! Cioè? Li abbiamo liberati! Hanno sono volato liberi! Via? Cioè vuol dire che... Oh, ciao, oddio, ciao! Via. Sono liberi, Ninni e Matti, ce l'abbiamo fatta, Ninni e Matti! Cioè vuol dire che sono liberi! Vai, Joe! Quindi sono scappati in tempo. Forse c'era anche un orario. E il coniglio, Bunny, ovunque tu sia, Bunny, ce l'abbiamo fatta. Raga, abbiamo completato la missione. Se vi ricordate bene, l'hacker Bunny aveva detto che se avessimo trovato e completato questa operazione della ricerca delle uova, lui sarebbe diventato anche nostro amico. Quindi molto probabilmente diventerà nostro amico. Ma la cosa più importante, raga, è che finalmente in questo video abbiamo liberato Ninni e Matti, che sono finalmente tornati a casa loro e potranno tornare a fare i loro video. E quindi sì, questa medaglia è per te. Devo incoronarti per essere stata una delle migliori Ninja Jazz Combat di 2024. Quindi vieni, ti devo premiare. Grande, sì, la medaglia non è per entra. Te. È un po' stretta come aiuto. Medaglia. Però ci sta, ci sta. Siamo riusciti a mettertela, Sil. Ok. Campionessa di Ninja Jazz Combat. Raga, questo video finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Ringraziamo Ninni e Matti per averci dato l'opportunità di cercarli e di fare questo video. Grazie al loro uovo è partito tutto da lì. Quindi grazie all'uovo di Pasqua di Ninni e Matti. Ma grazie soprattutto a tutti voi per essere stati in questo video, in questa serie. Ma soprattutto... che sta per finire. Voglio dire una cosa. Raga, sta per cominciare una nuova serie tra qualche settimana. Ci sarà la nuova serie dei poliziotti e dei ladri. Quindi ci divertiremo un botto. Mi raccomando, like, iscrizione e alla prossima. Sì, però già ti sei dimenticato una cosa, che da questo momento abbiamo un amico strano con le orecchie e la testa bianca. Potremmo trovarlo a casa. Potrebbe arrivare in qualsiasi momento nei prossimi video e inaspettatamente trovarcelo mentre mangiamo qualcosa in un posto diverso. Vabbè, questa è un'altra storia, noi ci vediamo alla prossima. Ciao, ciao. Raga.